Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi parlo di nuovo di Escape Velt. L'ultima volta vi avevo mostrato un puzzle, un escape box che era davvero meravigliosa, molto dettagliata, molto particolare, che sembrava in tutti i sensi una piccola opera d'arte. Nel video di oggi vi mostro un puzzle diverso perché questa volta non è un escape box, ma un puzzle molto molto particolare. Per chi non conoscesse Escape Velt è un'azienda tedesca che si trova a Lipsia. Inizialmente l'azienda aveva sul territorio di Lipsia alcune escape room che con il 2020 e l'arrivo della pandemia non hanno avuto modo di lavorare e quindi si sono evoluti creando delle escape box, delle escape room a domicilio, quindi delle escape box che sono appunto queste box di legno che vi ho mostrato negli altri video. Se non l'avete visto, ve lo lascio qui nel pallino informazioni così capite bene di che cosa sto parlando. Queste escape box non sono altro che delle box di legno, appunto, che hanno come scopo riuscire ad aprire cercando di risolvere dei quiz, dei rompicapi, dei puzzle, insomma. Sono delle box molto intriganti che allenano la mente e sono box che potete riutilizzare più volte. Ovviamente la soluzione rimane sempre la stessa, però potete proporlo ai vostri amici e parenti. Il gioco è molto divertente. Questi puzzle sono estremamente belli, come vi dicevo prima, sono delle piccole opere d'arte, sono completamente fatte in legno e sono fatte a mano e sono un ottimo gioco da poter realizzare anche in gruppo. Quindi, se volete passare una serata in famiglia o con gli amici, insomma, potete tirar fuori una di queste box e cercare di risolverla tutte insieme. Il divertimento è assicurato. E inoltre sono così belle che potete anche collezionarle. Nel video di oggi però non vi mostro una box, ma un puzzle molto molto particolare. Il puzzle in questione è questo, è in legno anche questo qui, ma come vedete i pezzi sono pezzi diversi dai classici puzzle a cui siamo abituati. In questo puzzle, infatti, non c'è un'immagine da ricomporre, ma bisogna riuscire ad incastrare tutti i pezzi all'interno della sua cornice. La cornice è un quadrato di 20x20 e contiene 44 pezzi diversi. Dicono che questo puzzle sia per dei giocatori avanzati, infatti la difficoltà è di 4 su 5. Ogni puzzle, ogni box che contiene il sito di Escape Velt ha una difficoltà che viene assegnata su 5 punti e questo qui è 4 su 5, quindi un puzzle piuttosto impegnativo. La difficoltà sta appunto nel fatto che non c'è un'immagine che vi può orientare e per ricomporre il puzzle, ma dei pezzi appunto che vanno incastrati tra loro, di cui bisogna avere una mente logica ed un'immaginazione tridimensionale. E loro dicono che dovrebbe essere risolto in 2-3 ore. Io in realtà, anche per la box che vi ho mostrato nel video precedente, c'era scritto che si realizzava in poco tempo. In realtà ci ho messo molto di più, quindi secondo me il tempo è un po' relativo, dipende da persona a persona. Comunque, se non riuscite, se avete problemi, se vi bloccate, dietro ci sono i codici QR che vi portano in una pagina web con consigli utili per aiutarvi, insomma, a risolvere i vari puzzle. Questo puzzle, dal momento che ha pezzi piccoli, è sconsigliato per i bimbi più piccoli, però in realtà va bene sia per grandi che per piccoli, insomma, è ispirato ai giochi Montessori. E niente, io direi di aprirlo e di vedere come è fatto dentro. Questa è la parte del puzzle in cui c'è appunto la spiegazione e la storia di questo puzzle. Questa invece è la scatola. Qui dietro ci sono le stesse informazioni che c'erano sulla copertina di prima, insieme al QR code, che appunto, come vi dicevo prima, è molto molto importante per riuscire a trovare la soluzione dei puzzle nel caso vi blocchiate. All'interno c'è anche il solito dépliant dove vi mostrano tutti i puzzle di Escape Velt.
Se vi interessano questi prodotti, trovate il link giù nell'info box e anche il mio codice sconto. L'azienda propone due shop in cui acquistare i loro prodotti. Uno è il loro shop online, il loro sito ufficiale, e l'altro è il loro shop su Amazon. Quindi potete scegliere dove acquistare appunto i loro prodotti. Giù vi lascio comunque anche il mio codice sconto. Quindi se volete, se vi piacciono, se volete provarli, avete anche uno sconto sui prodotti. In più, nei loro shop trovate comunque sempre molte promozioni, soprattutto quando comprate più puzzle insieme, gli sconti sono molto convenienti. Nel Deplian c'è scritto di realizzare questo puzzle in compagnia, anche o anche da soli, ma di farlo in un grande tavolo in modo da avere tutti i pezzi sotto controllo. Apriamo adesso il puzzle ed eccolo qua. Come vedete, ha un sacco di pezzi, tutti diversi, sembrano come dei tubi che vanno incastrati tra di loro. Questi sono appunto i pezzi, come vedete, sono molto molto particolari. E la difficoltà sta appunto nel non avere nessun tipo di riferimento per riuscire a risolvere il puzzle, se non quei pochi pezzi, insomma, che sono, diciamo, già incollati alla cornice, che vi servono come punto di partenza per iniziare il puzzle. E niente, quindi se vi va di sperimentare un puzzle diverso dal solito, diversi da quelli classici, più intriganti, che vi aiutino ad allenare la mente, questo credo che sia un puzzle adatto a voi. Se volete fare un regalo originale, diverso dal solito, questo qui andrà benissimo. Se volete mettervi alla prova con qualcosa di nuovo, con qualcosa di diverso, non vi resta altro che provare uno di questi. Io da quando li ho provati me ne sono completamente innamorata. Quando ne riesco a finire uno, non vedo l'ora subito di iniziare uno nuovo. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che giù nell'info box trovate tutti i link che vi possono servire, sia il loro shop sul sito ufficiale che il loro shop su Amazon. Il codice sconto con tutte le informazioni. Se vi piacciono questi tipi di puzzle diversi dal solito, fatemelo sapere sotto nei commenti. Ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Se volete parlare con me, mi trovate giù nei commenti o nel mio profilo Instagram. Io vado a fare il mio nuovo puzzle, vi tengo aggiornati su Instagram. Niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!